Abbiamo sì voluto organizzare un incontro con Istat proprio perché il rapporto oggi presentato mette in evidenza 70 indicatori che riguardano il Molise, che riguardano la salute, che riguardano l'economia, le istituzioni, la politica, l'ambiente, che riguardano sostanzialmente come siamo fatti. E il pixel fine è una fotografia molto raffinata, recente. L'Istat di recente si dota di questi indicatori su base provinciale che ci consente di ritagliare il vestito per il Molise, dove esistono i divari, perché esistono, e in questo modo comuni, province, regione possono impiantare meglio la propria programmazione economico-finanziaria, fare meglio le proprie leggi, fare meglio le scelte della politica. Professore Fabrizio Nocera, si presenta questo rapporto Istat su vari indicatori anche per dare una connettività ai vari territori per le varie problematiche e per consentire alla Regione di programmare meglio i suoi interventi. Quali sono gli spunti più interessanti? Bene, sì, innanzitutto è molto importante comprendere che il benessere di un territorio non è soltanto un benessere economico, ma ci sono anche altri aspetti molto interessanti da valutare e per far sì che in qualche modo si possa non solo confrontare il territorio regionale con altre regioni, ma si possa vedere come alla fine il Molise è tra le regioni meridionali che sotto certi punti di vista viene fuori meglio per determinati indicatori rispetto a altre regioni. Uno dei punti di forza direi che sono i dati sull'ambiente e i dati per quanto riguarda l'istruzione. Abbiamo la percentuale più alta di laureati nelle più alte, diciamo, la magistrale e dottorati di ricerca rispetto sia alla media del Mezzogiorno che alla media italiana. Questo dovrebbe essere anche uno spunto interessante per far sì che si possano attuare delle politiche per trattenere i nostri giovani molto istruiti e quindi dare una leva anche al nostro territorio. Poi ripeto, i dati ambientali sono favorevoli, ma anche l'aspetto della sicurezza, un altro aspetto molto interessante perché posiziona appunto la nostra regione come una delle più sicure e quindi dove per questo aspetto di vita la qualità è molto importante. Sì, esattamente. Diciamo che la provincia di Campobasso ha le performance migliori rispetto a quella di Isernia, però, ripeto, a livello del Mezzogiorno noi siamo messi per determinati aspetti meglio rispetto appunto alla media del Mezzogiorno. Ovviamente rispetto alla media italiana scontiamo, insomma, un deficit per molti indicatori.